Queste sono le ASICS Gel Cumulus 26, rappresentano una scarpa super versatile che è migliorata significativamente rispetto al modello precedente e può essere utilizzata da tutti i podistamatori che iniziano, ma anche quelli che fossero davvero molto evoluti. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 253 grammi, drop 8, 35 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede, utilizza come al solito il Pure Gel nella parte posteriore, invece una mescola Flight Foam Blast Plus, oltre a un battistrada con una gomma esposta che di fatto riduce il peso, ma comunque ha una buona trazione. Full disclosure, la scarpa mi è stata fornita per fare il video alla maratona di Milano, dove ho corso la staffetta. Se non avete visto il video, guardatelo. Ci ho corso oltre 150 km. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi è adatta questa scarpa, sapendo che non esiste una scarpa perfetta, anche se questa sicuramente è una soluzione polivalente. Come ho detto, rispetto al modello precedente ci sono davvero delle variazioni significative. L'unico difetto, diciamo, del modello precedente era l'instabilità, che forse essendolo un po' più morbide dietro creavano un po' di problemi di instabilità, mentre con queste l'hanno risolto a pieni voti. È leggermente più duretto dietro e quindi conferisce ottima stabilità in tutta la parte della scarpa, e hanno fatto un ottimo lavoro. Rispetto al modello precedente ho amato il fatto che siano migliorati i lacci, che ora sono corrugati, e di conseguenza la scarpa non si slaccia in maniera facile come invece succedeva con il modello precedente. Da tenere in considerazione il fatto che suggerisco lo stesso numero, ma la scarpa è filante, quindi per chi avesse problemi di avampiede forse mezzo numero in più potrebbe essere adatto. Con il cambio della linguetta, da tenere in considerazione che comunque l'allacciatura è davvero molto buona e quindi potreste utilizzarla in maniera stretta o larga a seconda delle vostre preferenze. Hanno cambiato la linguetta, è diventata simile alle Nimbus, che è quindi quella linguetta, diciamo, bella elastica che si adatta bene al piede, e la tomaia comunque è leggermente più leggera e più traspirante, mentre nell'altro modello, come avevo detto nella recensione, nel confronto che avevamo fatto, c'era tanto materiale che ti faceva sudare un po' tutto il piede, però con questo nuovo modello hanno fatto un ottimo lavoro di traspirabilità. La costruzione dell'intersuola è davvero particolare: nella parte superiore su tutta la superficie monta una mescola Flight Foam Blast Plus, ma nella parte inferiore minimalista utilizza il battistrada Fluid Ride, che effettivamente è una gomma esposta. Se la parte superiore è più morbida, quella inferiore è sicuramente più reattiva e leggermente più dura. Questa cosa, combinata anche con la geometria della scarpa stessa, vi consente davvero di correre velocemente. A livello di intersuola, rispetto al modello precedente, è leggermente più duro, però è rimasto comunque sempre bello reattivo, sempre con l'LFF Blast Plus. Comunque di materiale ce n'è sia davanti che dietro, quindi è comunque tanto protettiva. Sia per avampiedisti che tallonatori è un'ottima scarpa che la puoi portare un po' su tutti i ritmi, diciamo, come l'altro modello. Se vuoi correre più lento ti dà protezione, e se vuoi correre un po' più velocemente per quei lenti allegri, di reattività ce n'è e ti permette di farlo. Da sottolineare tre cose a livello di comportamento in corsa. In primo luogo, sicuramente per chi appoggiasse di tallone sentirà una sensazione di morbidezza abbastanza buona, anche combinata con il fatto che la presenza di gomme è significativa. C'è poi il Pure Gel, che offre davvero una sensazione molto positiva, mentre per l'appoggio di mesopiede o di avampiede la scarpa sarà leggermente più dura e secca, ma al tempo stesso vi consentirà, anche grazie alla flessibilità della scarpa stessa, di correre davvero molto velocemente. E in effetti durante la staffetta di Milano sono riuscito abbastanza agevolmente, nonostante il caldo, ad andare a 3,30 al chilometro, nonostante ci fosse un traffico incredibile, visto che partivo comunque davvero dietro. A livello di battistrada utilizza la tecnologia Fluid Ride, che offre una trazione buona, ma ovviamente non ottimale, e al tempo stesso comunque garantisce una buona durata della scarpa stessa. Dopo 150 km non ho notato
particolari punti di usura. Ovviamente tutto dipende dalla vostra capacità di non strisciare i piedi, cosa non banale, soprattutto se siete molto stanchi quando correte. Battistrada c'è tanta mescola in vista, che era un po' anche tra virgolette il problema del modello precedente, che si consumava tanto nella parte mediale perché di mescola ce n'era tanta in vista. Qua forse addirittura ce n'è ancora di più, però bisogna vedere, magari essendo comunque un'intersuola diversa rispetto a quella blu, magari si consuma comunque di meno rispetto al modello precedente, quello poi si valuta con i chilometri. Però a livello di grip è comunque rimasto abbastanza standard rispetto al modello precedente, e quindi di trazione ce n'è, e anche nei cambi di direzione su sterrato secondo me non si ha alcun tipo di problema. Ma questa scarpa secondo me è adatta un po' a tutti, sia all'atleta elite che vuole fare i lenti allegri sotto i 4 o comunque appena sopra i 4, o sia all'amatore che fa i lenti a 5, a 6 o a 7, perché come ho detto prima dà sia reattività che protezione, quindi è una bella scarpa versatile, sia anche per chi pesa comunque over 75, over 80, comunque di intersuola ce n'è, di mescola è buona, bella dura, bella ma allo stesso tempo morbida e reattiva, quindi di protezione ce n'è. E anche per i pesi diciamo più leggeri come me, sui 60 kg, comunque è una scarpa protettiva che allo stesso tempo, se quando vuoi spingere, ti dà quella cosa in più, e quindi è un'ottima scarpa un po' per tutti, diciamo. Non è poi da trascurare il fatto che con questa struttura, con una base ampia sia nell'avampiede sia nel posteriore, un tallone relativamente rigido che offre una stabilità grazie alla conchiglia ulteriore, e infine la presenza di una mescola che comunque è morbida ma al tempo stesso non va da tutte le parti, questa Gel Cumulus potrebbe essere considerata una scarpa neutra stabile e di conseguenza essere adatta anche per podisti che avessero un limitato problema di iperpronazione. Io starei sempre diciamo sui lenti o comunque massimo delle variazioni, dei medi non ce le farei, ma neanche ripetute, quindi è più una scarpa da lento, lento allegro diciamo, quindi sui ritmi non tanto sotto i 4 e poi dai 4 in su qualsiasi ritmo va bene, perché appunto è una scarpa un po' per tutti, dall'elite all'amatore che corre i lenti un po' più piano e tranquilli. Il punto secondo me più interessante di questa Gel Cumulus 26 è il fatto che è davvero una scarpa unica, che ha una polivalenza incredibile, perché i ritmi a cui la potete portare sono davvero variegati, e quindi la suggerisco a tutti i podisti amatori che volessero iniziare e non cercassero di utilizzare 15 scarpe come invece faccio io, dal momento che questa la potreste anche portare a correre in vacanza perché la tomaia è molto traspirante. Secondo me è una valida alternativa per chi magari corre solo 2-3 volte a settimana, come scarpa versatile unica e anche come scarpa da portare in vacanza. Comunque sì, perché si può fare un po' di tutto senza esagerare ovviamente. Per chi corre poco è una valida alternativa come scarpa unica, e anche come prezzi comunque non è così elevato, quindi per un amatore che corre 2-3 volte a settimana è una valida opzione per non spendere tanto e avere comunque un'ottima scarpa. Se dovessi consigliare al mio miglior amico tra le Gel Cumulus 26 e le Gel Nimbus 26, direi che chi cercasse la protezione dovrebbe assolutamente andare con le Nimbus, mentre per tutti gli altri questa scarpa, che ha davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, potrebbe essere utilizzata in maniera piacevole, e quindi la raccomando caldamente. Secondo me la Nimbus è più rigenerante, mentre la Cumulus appunto per delle variazioni, qualcosa in più puoi spingerla, e anche per il fatto che è più versatile e si può usare come scarpa unica, secondo me starei più sulla Cumulus. Dal mio punto di vista l'unico eventuale problema o punto di attenzione potrebbe essere il battistrada, che potrebbe vedere il podista amatore voluto storcere il naso. Sappiate però che questa è una scelta
di design della scarpa stessa, con un peso assolutamente ridotto, e molto probabilmente la durata della scarpa non è inferiore rispetto a quella di altri modelli presenti sul mercato. Chiaramente però dipende tutto dalla vostra sensazione, e ovviamente esteticamente avrete un problema, perché il battistrada bianco potrebbe non piacere a qualcuno dei podisti amatori. In conclusione, suggerisco questa gel Cumulus 26 a tutti i podisti amatori che iniziassero a correre, ma anche a quelli evoluti, perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e ha anche un ottimo rapporto peso-potenza. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, scarpa davvero raccomandata. Ci vediamo alla prossima. Ciao!